Oppure chiedi a Ivanedo come si vedono tra 10 anni. Come ci vediamo tutti e tre tra 10 anni? Come vi vedete tra 10 anni? Ecco, Il problema è che io non ho proprio idea di questa cosa. dai, come se tu. Ma io penso che nessuno, cioè, o Infatti. veramente, o cioè, ci sono pochissime persone che sanno cosa vogliono. No, No, allora. il punto è che sa magari sai cosa vuoi, ma non puoi immaginarti ciò che hai, cioè. Secondo me è molto una questione di. Che cazzo hai detto? Va, ho visto che secondo me è molto una questione Senso. di. Sono sicuro che nel futuro voglio fare il veterinario. Sto studiando per fare veterinaria. Tra 10 anni mi vedo col mio bello studio di veterinario. Okay. Nel nostro caso, in cui siamo tutti dei liberi professionisti, è Sì, che cambiamo molto più spesso. difficile dare una risposta precisa. Comunque, tra 10 anni, quanti anni avrò tra 10 anni? Avrò 29 anni tra 10 anni, quasi 30. Io 30 anni. Cioè, 30 anni. Minchia raga, no, che brutto, non parliamo più di sta cosa. 30 anni, come mi vedo tra 30 anni? Ma che Dio sarà domani, eh? Spero innanzitutto Di non essere fallito. di non essere fallito e Io c'ho la, io mi di aver io vivo continuato così. volutamente, bene, secondo la strada che voglio seguire e tutto, cioè senza pentirmi di cazzate che posso aver fatto così, ma Anch'io, sì, o così. tutti penso, cioè nessuno Ma vorrebbe sì. pentirsi di quello che ha fatto. A me basterebbe fare una roba che mi piace, perché parlando con anche grandi imprenditori che ho avuto modo di conoscere così. Salta sempre fuori l'argomento del se ti piace qualcosa, la tua vita la vivi proprio tranquillo. Cioè, se ti piace il tuo lavoro, la tua vita la vivi tranquillo. Quindi io mi auguro veramente con tutto il cuore tra 10 anni di avere ancora piacere nel fare ciò che farò. Che E magari non, quindi. magari non saranno i video su No, YouTube. Ma magari sono diventato io ti tutt'altro. dico la No, verità, raga, non ci banalmente, sto il fatto, a completamente. me ho scoperto che piace intrattenere, Sì, anche a a me. prescindere Dal dall'argomento. video. Per A cui se mi prescindere da YouTube o dicessero da vai a fare lo Instagram. speaker radiofonico, ti Sì. direi ci sta, mi Vai. divertirebbe come cosa, mi piacerebbe. È un po' come Una coso. chi? Frank Matano, tipo. Sì. Beh, Frank Sì, Matano lui aveva è più. l'ambizione, penso, di andare in TV. No, dici che non era un suo Lui voleva obiettivo? fare il pirla, voleva far ridere la gente, È la però stessa cosa, però, ha come. fatto sta cosa. Vabbè, secondo me c'è la cosa che mi angoscia più di tutte, è che io ho paura di abituarmi a un tenore di vita che poi è troppo difficile da mantenere. Cioè, nel Boh, senso, a me sta cosa di essere scontento, non so, per una moto, poi però non mi rendo conto che ne ho altre due magari. Però, cioè, dico, adesso non so, faccio una collab, mi va di culo, guadagno tot 1000 euro. Per fare quei soldi magari ci vogliono 6 mesi a fare l'operaio. E dico, aspetta, ma se io mi abituo sì, il ragionamento ai che soldi facevamo con tua così sorella. facili, cioè, porco Diaz, per È vero. questo che. Cioè, a parte che ultimamente sto mettendo via tutto. Cioè, tutto quello che, porco Ti Diaz. ricordi io t'avevo detto, Sì. lui prima che iniziasse a lavorare sul serio su YouTube aprendo la partita IVA e tutto, gli dicevo che lui tendeva a guadagnare i soldi e poi magari li spendeva. Ma non incazzate, No, non figa, incazzate, però. li spendeva però. E io mi ricordo dopo che ho detto, fra, vedrai che dopo che ti sei aperto la partita IVA, che sei proprio entrato nel mood e quello del tuo lavoro, zio, diventi una crosta che proprio, cioè, a Ah. spendere un Sì, euro per infatti il mi hanno gelato, raccontato che tipo zio. il tuo primo guadagno l'hai sbuttato proprio, No, poi no, dopo non te è ne sei che, cioè io mi accorto. ricordo che all'inizio, appena guadagnavo qualcosa, lo reinvestivo, ma perché per me, Sì, abbiamo sempre detto, per me è no. la mia passione, è il mio lavoro e così, per cui a me faceva anche piacere spendere quei soldi. Poi c'è stato il periodo in cui ho iniziato a guadagnare, dicevo, ma ogni tanto lo sfizio, e il periodo in cui proprio, cioè tutto in saccoccia, basta, è come se fossi nulla tenente, Sì. voglio raggruppare, che è anche Boh, sbagliata come cosa, però non è perché anche i soldi, giusto. Io me in la, cioè, parte. su certe cose me la godo, nel Cioè, senso. zio, i soldi sono fatti per essere spesi. Sì, ok, ma se ne spendi sempre non puoi spenderli per una cosa grossa. Cioè, Sì, dipende anche dalla tua uno ha condizione. scritto di andare tranquillo perché tipo tanto col restauro del K diventerò ricco. A parte che io non ho questa convinzione perché ho fatto il restauro subito dopo un altro restauro, per cui immagino che ci sia dell'hype, ma non così tanto, anche perché sto Ti restauro non aspettavo, durerà dai. un cazzo, raga, perché cioè non me la sto a gufare. Io spero di gufarmela a sto punto che succederà qualcosa, ma ad oggi con i video che abbiamo fatto non è successo un cazzo, per cui vuol dire che faremo, Vabbè. c'è la possibilità che vada tutto liscio. Vabbè, però zio, E poi tipo finito come il una restauro, Kaelin, cioè. finito il restauro del K, Cosa fai? che cazzo faccio? Fra, Nel ma è la senso. stessa cosa che ti fai, boh, queste domande me le faccio in tutto. Magari dicevo, facevo una cosa carina per una persona. Dicevo, sì, ma però la prossima volta cosa li posso fare? Non ti viene in Anch'io. mente
Poi quando sei sul momento ti viene l'idea, non puoi pensare sempre a ciò che devi far dopo. Io Ti viene di faccio una botto. spammata in merito, ma che è una cosa che penso. Spessissimo dico, ok, ho avuto un'idea veramente figa, non so, tipo progetto LHM E così, poi pensi e dopo cosa dico, farò? e dopo cosa farò? Poi mi capita che dopo un po' di tempo mi arriva quell'idea, lampo, genio, che dico, al di là di come andrà il video. Dopo Sono, cosa farò? sono. Ma Che cosa ragazzi. farò? Eh No, sì, se è sempre cagata che voglio continui ad avere rispondere. E c'è sempre la stessa domanda. la stessa Ma è domanda. un È nostro limite normale. perché è la nostra professione essere creativi, Deve trovare essere sempre qualcosa di e nuovo. rinnovarsi e Però raga, è tutto. troppo di cioè, non è che è troppo difficile. Tu se Però è ti focalizzi. difficile. No, è No, fottutamente è difficile. Cioè, difficilissimo. io raga, difficilissimo. passo delle notti in cui sono super gasato, super in hype. Poi delle altre notti in cui dico, porco zio, ma mo che cazzo Fra, faccio? sei Tu super. fai. Sì, Sì, ma sì. secondo Ma me. anch'io sono così. Ah, anch'io, di brutto. Però secondo me facciamo male magari a pensarci troppo. Farci troppe Perché è un pippe. po' come quando Ma guarda che dicono. perché. Cioè, io mi chiedo sta cosa. Cioè, non è che mi chiedo, io penso sta cosa. Non mi sento nessuno perché non mi sento nessuno. Ma se il mio lavoro su internet mi ha portato a un certo livello rispetto magari a altre persone che Vuol ci dire che credevano quanto qualcosa. me. Ma non si sono messi tanto quanto me. Vuol dire che se io mollo un attimo il tiro, zio, Hai la perso. fine che faccio è la fine delle persone che Anch'io ho ci quella paura. credevano quanto me, ma non si sono Anch'io ho quella impuntate. Ed è paura. questo che c'è sempre il discorso del quando andiamo in vacanza e in realtà stiamo sempre lavorando, che non è l'andare a lavorare in È fabbrica. il E io, tenere, no, è quanto ci tieni a quello che io fai. non invidio assolutamente chi È stress. lavora in fabbrica, anzi, cioè, nel senso, non paragonerò mai il mio lavoro, cioè, mi viene anche, cioè, strano chiamarlo lavoro. Però ti dico, figa, a livello proprio Di di ragionamento e impegno tutto mentale mi. di quanto ti devi applicare in sta Boh, roba è cioè, è tosta. come. Lo stress Lo che so, lo io immagino. adesso Cioè, sto sperando che finito il restauro del K, cioè, succeda qualcosa. Io so che uno step che potrei fare è la macchina nuova. Ma io so che, cioè, o anch'io mi lo dico arriva sempre. veramente una proposta da decine di migliaia di euro domani, Oppure. oppure la macchina nuova io nel giro di 1 o 2 anni non me la compro mai nella vita. Per cui. Ne sta. Ma Finito non il ne stavamo restauro? parlando io e te? E quando abbiamo Boh. registrato il mio video, l'ultimo, quello che uscirà? Ma zio, io ero sulle nuvole quel Io t'ho proprio giorno. detto, No, ogni ero sui Notava, tanto, figa. io t'ho proprio detto, ogni tanto penso che comunque spendere 80k più il Ah, mantenimento e tutto, anche ad averli, non so se lo farei. però a livello di Chiudi gli occhi un po', contenuto, a livello di cioè, contenuti ti sarebbe una potrebbe però, portare. lo so che, ma io sono sicuro, raga, che per me sarebbe importante perché sarebbe proprio il sancimento del cambiamento da 2 a 4 ruote per il mio canale. Ma. E. Ma poi anche lì dopo? Ma No, non puoi, tu no, non puoi no, no, pensare vabbè, sempre al quello no, io dopo. esatto, non sono d'accordo. Il problema è che se pensi troppo al Io sì, dopo, raga, io non ti penso focalizzi su quello che è adesso, Ivan. Cioè, se tu. al dopo. È quello il È il problema. problema tuo, perché fidati che se tu dici, ok, adesso c'ho questo, penso a fare questo, il dopo, ci penso dopo. Cioè, non. Boh, Ah, è vero. sarà un Ti periodo capita, ti lungo. capita. Un po' come quando. Cioè, sei fidanzato, non è che puoi pensare alla prossima fidanzata. Dici, e dopo cosa avrò? No, No, non puoi non pensarci lì. c'entra un cazzo, Boh, cioè, secondo me è boh, più o meno. io dico, boh, non lo so, cioè, io vedo, mi vedo dall'esterno e dico, cioè, che cazzo di pare mi faccio, Ma no? perché Però allo se stesso non tempo sei io sono all'interno non qua la capisci che sta sto roba. sperando veramente che succeda, cioè, la cosa del restauro, che mi dicono copiato, 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 raga, cioè, è stata una casualità assurda. Che però, minchia, l'ho fatto a modo mio così, ha portato a un qualcosa. E poi io resto dell'idea che il mio canale negli ultimi anni sia stato un contenuti che spaccassero poi dei restauri. Cioè, c'è sempre l'attesa del restauro, però un po' sta cosa svanisce. Cioè, nel senso. Io te l'ho già detta sta cosa. Secondo Poi in un me periodo come la zona K rossa, va. come con le restrizioni che abbiamo e tutto, che È un cazzo possiamo problema. Però fare? Cioè, i motovlog allo non stesso c'ha. tempo dico chapeau a noi se stiamo riuscendo comunque a fare le nostre views nel periodo di merda in cui siamo.